Oh, finalmente dopo un mese riesco a rientrare nella Big Vanilla. Sì, non so. No. Perché cavolo sono mo. Oh! Che cosa sta succedendo qua dentro? Cosa cavolo è successo? Cosa succede? Cosa diamine? Perché non ho niente addosso? Perché ho perso. Qui c'è lo zampino di qualcuno. Qui c'è palesemente lo zampino di qualcuno. Allora, intanto mi armo, prendo gli stivali, mi metto l'armatura. Per fortuna che ho sempre un'armatura di fortuna nascosta da qualche parte. Dio mio! Anche se. Beh, diciamo che non è il massimo, ok? Mio Dio, devo capire cosa diamine è successo. Perché ho perso tutto? Perché non ho le mie cose? E cosa cavolo è successo in tutto questo tempo che non c'ero, ok? Devo capire queste quattro semplici cose che secondo me non sono molto semplici. Allora, qui la cesta nascosta. Mannaggia, ma mi è proprio sparito tutto. Cioè, non ho proprio più niente. Oh, mio Dio, vabbè, perlomeno il mondo sembra rimasto praticamente uguale, per fortuna. Allora, mi hanno detto che però sono successe un po' di cose tra Nico, Marce e gli altri. Non so cosa diamine sia successo. Comunque, guardiamo qui se c'è qualcosa di interessante. Manco le litra, cioè, manco le litra, ma rendetevi conto, Dio mio. Intanto nel server c'è il buon Marci, molto bene. Forse potrei andare a chiedere delle spiegazioni a lui, non lo so, perché comunque io ho il dubbio che qualcuno qui mi abbia rubato tutte le cose. Quindi ora vado a controllare a casa di Nico, diamine, perché so che è una stanza segreta da qualche parte, però non ho mai saputo cosa diamine stesse facendo. Buongiorno, 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 sono a casa di Nico e mi prendo anche il cibo che voglio mangiare. Ma bella. Allora, questa qua intanto la prendo in prestito, ragazzi. Ricordatevi, la prendo in prestito. Oh, come al solito, sti mostri non se ne vanno. Sono sempre qua a rompere le scatole, eh. Sia mai che se ne andassero via dalle scatole, sti cosi. Manco un regalo di Natale mi hanno fatto, comunque. Io veramente scioccato, raga. Io scioccato. Intanto, qua ci sono 5 name pack, vabbè. Allora, a noi serve il cibo per in questo momento. Ci servono queste cose e devo andare a vedere anche nella stanza di Nico sotto. Già che ci siamo, gli rubo anche un secchiello d'acqua. Oh, volevo dire, gli prendo in prestito un secchiello d'acqua. E dopo Nico vado a controllare anche il buon e caro Loco, perché lui si chiama sempre fuori da queste cose. Ma non lo capisco, ok? Oh, mio Dio, guarda te cosa mi tocca fare. Salve, buongiorno. Ok, non mi faccio domande. Andiamo giù a cercare a casa di Nico. Che cosa nasconde questo qui? Lallallero, lallallà. Mi butto giù e la stanza è qua. Beh, non male, comunque rompe un po' troppo in fretta quest'ascia. Mi sa che devo cambiarla. Allora, uno, due, e vediamo cosa c'è qua sotto. È una bara questa? E questi sono attrezzi da lavoro e qua. Non male, non male. Cos'è questo libro? Fatemi un attimo leggere cosa c'è scritto. Buongiorno, hai fatto davvero un ottimo lavoro la scorsa volta. Sia perché hai liberato la fortezza dalla presenza dei vampiri, sia perché sei riuscito a recuperare il tavolo. Che tavolo? Ho persino visto che sei arrivato a livello 7. Cos'è sta roba? Ma scusatemi, non sto capendo. Cosa vuol dire che ci sono dei vampiri in questo posto? Signor vampiro, cacciatore di vampiro, mi può spiegare cosa diamine sta succedendo? No, vabbè, nel caso io intanto prendo questa come riscatto perché qualcuno qua mi deve spiegare qualcosa. Io non sto capendo niente. E ora vado anche dal buon Loco a capire cosa cavolo sta succedendo. Perché io so che loro due comunque sono sempre quelli che nascondono qualcosa, mamma mia. Poi vado a chiedere anche a Marcia a questo punto. Ok, siamo al magazzino di Loco, per fortuna non ce la facevo più. Allora, penso che stiano succedendo delle cose abbastanza strane. Il fatto che il magazzino di Loco non ci sia è molto strano e particolare. E Marci se n'è appena andato. Cos'è? Ha paura di parlarmi? Cosa fa sto coso? Oh! A scemo, ma che faceva questo? Ma guarda te, oh! Ma io. Allora, sicuramente non vive qua. Cos'è? Buon Natale, Nico. Ma me li prendo io. Buon Natale, Loco. Buon Natale. Ma. Ok, evidentemente non vive più qua nemmeno Loco. Ok, allora andiamo a cercarlo. Dove secondo voi dove si può nascondere uno che è una pigna? Lo sappiamo che Loco è una pigna, diamine, gli voglio bene, ma è una pigna. Quindi sicuro ho capito io dove è andato a nascondersi, va? Vado nella sua città cavallo scheletro. 100 euro che lo trovo lì pure lui. Ok, allora, buongiorno, buongiorno. Io sono nella città del cavallo. Generale scheletrico, salve, buongiorno. Ok, perfetto. Fantastico, andiamo giù nella città di Loco e perfetto, lì c'è una casa, lo sapevo io. Mamma mia, se sapevo. Queste cose oramai, cioè Loco è troppo antisgamo. È troppo antisgamo, è troppo facile oramai. Mi ricordo che stava costruendo.
Che sono saltato per aria? Boh, non mi faccio... non devo farmi troppe domande, ok? Allora, comunque andiamo di... Ma cosa sono quelle croci? Cos'è sta roba? Scusate, ma ha fatto un cimitero? Ma per chi? Nico? No, Nico è morto, quindi! Nico? Roby? Che noia! Xiao? Franci? No, non ho capito, scusatemi. Loco ha ucciso tutti, è impazzito? Mark? Colui che osserva, quindi Kendall? Ragazzi, sono morto! O almeno penso di essere morto. Non lo so, sono morto? Vediamo se c'è la mia tomba qua sotto. No, ok, non c'è la mia tomba, sono ancora vivo per fortuna. Mamma mia, mi ero spaventato, mi era quasi preso un colpo, sapete? Ah, ma allora che cosa stanno a significare queste tombe, scusatemi. Poi voglio vedere cosa, chi c'è in alto. Guerra? E qua in alto, scusate, allora c'è per forza Marci, Steph e Fere. Marci, infatti, questo chi è? Steph e... oh mio Dio, Loco è diventato un pazzo. Raga, Loco è diventato una sociale pazzoide che si chiude come gli assassini nelle peggiori storie. Ma che cosa sta succedendo qua, scusatemi? Zona campeggio, welcome. No, non me ne frega niente, voglio vedere quella casa lì. Cosa cavolo è? Vietato l'accesso. Ma a me i cartelli non servono a niente. Dai, andiamo, entriamo, salve. Salve, è un cavallo scheletro, eh? Aspettate, ma questo è il mio cavallo scheletro. No, Dio, ma cosa sta succedendo qua dentro? Vampire Hunter Loco Lokis, permissioni contattatemi tramite lettera. No, 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 fermi tutti. Allora, io devo entrare in questa casa. E qua ci sono dei regali, dei diamanti. Che, vabbè, i diamanti servono. E non sto capendo cosa sta succedendo. Quindi Loco è impazzito. Ha ucciso... grazie della mia armatura. Ecco dove l'avevo lasciata. Allora, ok, vabbè, però almeno abbiamo un'armatura in full netherite. Non male. Quindi mi sta dicendo che Loco è impazzito. Oh, cosa sono queste? Scusate, voglio prenderne una. Salve. Non so cosa sia successo. Penso di avere dei problemi. Ma noi chi ce ne frega? Ok, buongiorno mondo. Salve. Vabbè, gli chiederò a qualcuno, magari. Probabilmente chiederò a Marci che cosa mi sta succedendo. Io non volevo toccarle quelle cose. Cosa cavolo erano? Mio Dio, ma qua cosa c'è? Altro. Cosa c'è in altro? Dello zucchero? Vabbè, sale, amuleti, bene, interessanti, drop di vampiri, sangue. Posso berlo? No, non lo posso bere, cosa serve? Cosa mi è successo, scusatemi? Oh mio Dio, vabbè, sentite, facciamo così. Intanto, la roba di Nico gliela nascondiamo qua al buon e caro Loco. E... bella questa arma però. Bella, bella questa spada. Cosa fa? Ma non posso nemmeno attaccare? Ah no, sì, attacco. Bella. Vabbè, la provo un attimo, poi gli chiedo al buon Loco che cosa serve. Comunque devo parlargli un attimo a queste persone. Questo pollo cosa... Ah, può essere usata solo da un giocatore vampiro. E io cosa ho appena fatto? Scusate, no, allora, non ho capito. Fatemi prendere altre cose. Dove diamine sono quelle cose che avevo abbandonato? Non mi ricordo neanche più. Vabbè, fa niente. Comunque questa la prendo, tanto se la può utilizzare solo un vampiro. Insomma, chi meglio non lo so, chi potrebbe essere un vampiro qua dentro? Scusatemi, se Nico e Loco sono cacciatori. Steph e Fere non li sento da un po' di tempo. Marci! Marci potrebbe essere un cacciatore. Molto bene, allora. Andiamo... cioè, un cacciatore in realtà potrebbe essere un vampiro. Quindi, beh, andiamo a chiedere al buon Marci cosa succede. Se lo troviamo appena rientra. Io aspetterei un attimino che lui rientra e voglio capire cosa diamine succede. Perché salto qua ogni volta? No, non capisco io. Questo posto è strano, eh. Sono ritornato, salve. Buongiorno, sono sempre io. Penso di aver fatto un casino. Già, l'ho lasciato FK qui il mio personaggino dopo aver toccato quel coso. Insomma, sono diventato probabilmente un vampiro. Ho bisogno di parlare con qualche vampiro. Sì, ho decisamente bisogno di parlare con qualche vampiro. Però, beh, vedete il lato positivo della cosa. Posso usare la spada? Wow. Ho bisogno di parlare con qualcuno. Che cacchio è sta roba? Cosa cacchio è? Fermi tutti, è vero che non posso stare al sole. Però devo andare a dormire in una bara. E l'unica bara che ho visto è o a casa di Loco o da Nico. Posso andare da Nico? Posso andare a dormire nella bara di Nico? Andiamo a dormire nella bara di Nico. Prima che il sole ci uccida, magari. Potrebbe essere anche una bella cosa. Oh mio Dio, Buddy, corri! Few moments later. Corri, Buddy, corri, corri, corri! Dio mio. Perché non posso più?
cosa sta succedendo con queste cose? Ma... ok, abbiamo dei problemi. Prima funzionavano, adesso non funzionano più. Buddy, veloce. Buddy, veloce. Buddy, veloce. Devi dormire. Devi dormire perché tu ovviamente sei un vampiro e la notte ti aiuta. Tu non devi morire al sole, mi raccomando. Ok, siamo dentro una casa finalmente. Salve a tutti, ma... tipo, succede qualcosa se io mordo le cose? Come si fa a mordere? Ok, vediamo se... no, scusate, ma li sto riparando, non ha molto senso. Vabbè, vi ho riparato, ringraziatemi. Io vado a dormire qua. Mi sa che devo assolutamente trovare un vampiro. Sì, devo assolutamente trovare un vampiro e sperare che non mi trovino. Si sa, il miglior modo per nascondersi potenzialmente è a casa di una persona. Sì, decisamente sì. Nessuno mi scoprirà qua dentro. Quindi io mi sa che scappo e vado a casa. Sì, è notte, è giustamente è notte, io me ne posso andare. Vado a casa mia e poi io ho bisogno assolutamente di parlare con Marci. Ma diamine, ma perché tutte queste cose? Oh mio Dio, perché tutto a me poi? Anzi, sapete cosa vi dico? Io vado a rubargliela la bara, Nico. Quella bara diventa mia, caro. Sì, hai capito proprio bene. Scusatemi, mi spetta, sono un vampiro. La bara è mia. Ho deciso io, poi forse gliela ridaremo. Allora, per pezzo, ok. Fantastico, non gli ho assolutamente rubato nulla, ragazzi. Lo sapete che il Buddy non ruba, ma prende in prestito. Bene, ora è il momento di andare a casa mia e farmi una bella stanzetta con la bara. Allora, devo trovare anche del sangue, ma questo potrebbe essere una cosa che ci pensiamo dopo. Non è un problema pensarci ora. Salve, mostri! Ah, mi attaccate comunque. Ma non è che se sono un vampiro, non mi dovete attaccare. Oh mio Dio, vabbè, fa niente. Comunque, andiamo a casa nostra, abbiamo la nostra bella bara ed è giunto il momento finalmente di dormire. Però non voglio proprio dormire in casa mia, sapete? Forse è meglio che io mi nasconda qua prima che qualcuno scopra qualcosa. Già, bella comunque questa spada. Devo solo capire come diamine funziona. Ok, tutto sotto è quello che vogliamo. Perfetto, per nasconderci è la cosa migliore. Ok, perfetto. Nascondiamo la bara proprio lì. Qua in mezzo, mi piace. Qua, va che bel posticino che ho trovato. Devo anche sentire gli altri se c'è qualche altro vampiro probabilmente. Ok, da Buddy Vampiro... oh mio Dio, quanto sono diventato brutto. Da Buddy Vampiro è tutto. Ciao a tutti.